Con il sì da Palermo a Capo Nord. Sì. Allora Mimmo, che novità abbiamo questa settimana? Vedo che il motorino finalmente sì. È montato, finalmente, poi magari lo sentiremo anche in moto. Finalmente si muove con le sue ruote. Sì. Quindi... oggi è la prima giornata di test. Test e revisione, quindi oggi abbiamo fatto la revisione. La revisione è passata, le luci, sì, le frecce, sì. Tutto quello che serviva era tutto a posto. E proprio questo abbiamo provato, perché in questa settimana abbiamo lavorato molto sull'impianto elettrico, perché notoriamente i ciclomotori sono a 6 volts, quindi questo è stato trasformato in 12 volts, tra l'altro da corrente alternata a continua, sì. Proprio per cercare di alimentare un minimo sia il navigatore sia il cellulare. Ho un compressorino qualora dovessi ancora però questo bucare. Test del cellulare non l'hai fatto, mi pare. No, già fatto, però sto aspettando di andare a Ragusa per vedere nella distanza chilometrica, quindi circa 8-9 ore di guida, quanto milliampere posso caricare in questa batteria che è stata alloggiata nella parte che posteriore. Mi sembra anche abbastanza grande. Sì, è una batteria da moto da fuoristrada, abbiamo cercato di mantenere sia le misure che i pesi il più possibile. È un regolatore di tensione della Vespa con l'impianto. Quindi hai un'uscita USB? Sì, qua sotto. Cioè sia un voltimetro. Ah, ecco. Non so se si riesce a visualizzare. 13. La batteria dovrebbe stare a circa 12,2, quindi è in piena carica. Sì. Lui camminando, quello che io consumo ricarica. Quindi dovresti tu farlo scaricare un po' e vedere quando torni arrivi a casa, esatto, se è caricato. Esatto, fino ad ora sta funzionando. Però ho fatto pochi chilometri, circa una cinquantina. Sì. Ora vediamo su quasi 300 chilometri, che ricordo è la tappa media giornaliera. Sì. Ed è di vitale importanza, perché dato che insomma farò molta tenda, non ho possibilità di ricaricare se non... strada facendo, ecco. Cioè non farai neanche una volta in un B&B per... Sì, ho stimato la media di ogni 2-3 giorni. Magari per una doccia, sì, per una... Sì, sì, 2-3 giorni... Per un letto, diciamo, vero. Esatto. Fondo schiena, più che altro, farlo riposare. Assolutamente. Quindi diciamo queste sono giornate di test. Sì. Allora, hai 4 bidoni. Sì. 2 rossi e 2 verdi. No. Per mantenere la colorazione. La livrea patriottica. La livrea. Ma come mai ne hai 4? Mi chiedono. Chiedo per un amico, ecco, come si può dire. Ma non te lo chiedi solo tu, neanche gli amici, ma me lo chiedono pure per strada, perché mi vado fermando al semaforo. No, perché 2 potrebbero bastare per la benzina, sì. Anche forse solo uno. Allora, uno... Diciamo, per una tappa giornaliera sicuramente no, uno... No, per una tappa giornaliera non ce la faccio. Con 2 sono coperto per circa 300 km, ma anche questo lo testerò in questa... Scusa, 10 litri? Se tu fai con 10 litri, più 3 che sono... Più 3 4... sono 13 litri. 13 litri. Se tu fai 300 km solo con 13 litri, c'è qualche cosa secondo me che non va. E lo proveremo. Lo proveremo. 13 litri. Oggi ho fatto i primi 50 km, quindi so ora stasera quando arriverò a casa vedo rabbocco e intanto certo. Vedo quanto ho consumato. Certo. Quindi questi sono per la benzina e sono pieni. Sì. E sono stati messi chiaramente al centro un po' per bilanciare i pesi dietro. Sì. Perché davanti c'è la borsa dei ricambi. Dell'attrezzatura. Degli attrezzi, sì. Ci sono le chiavi per poter smontare e rimontarlo di sana pianta. Sì. Qualunque pezzo. Più sì. Tutta la pernatura doppia, perché comunque ha molte vibrazioni e quindi allentarsi un perno o qualcosa è molto, molto facile che possa accadere. E quindi ci sono tutti i perni e tutte le chiavi per poterlo smontare e rimontare, sempre in previsione di capire se poi il ritorno lo farò smontandolo e rientrando in aereo. Quindi questa è una cosa in valutazione. Sì. Quindi comunque qua c'è tutto. Chiaramente ha un peso. Ma non ho mai detto che cosa c'è negli altri. Negli altri 2 ci va l'olio. Sono 3 litri e mezzo l'uno, quindi. Ah, l'olio miscela, certo. Miscela. Certo. Perché tu ogni volta che fai benzina devi aggiungere olio. Esatto. Quindi sarei portato pure un misurino. La benzina, sì, quindi la benzina sicuramente è di facile reperimento. L'olio un po' meno. Certo. L'olio un po' meno, quindi sono costretto a portarlo dietro. E poi ci sono i vari ricambi. Una è destinata ai ricambi, come puoi ben vedere, cioè faccio vedere che non sapendo se la porta per esempio USB possa alimentare una
l'amplificatore, qualcuno di voi magari si ricorda queste vecchie pompe, certo, a mano, che sono idonee a 3 bar per le camere, quindi anche perché ho le camere dietro, avrò una gomma in più, quindi sì, quindi questo è un piccolo esempio. Come sì, puoi vedere, dentro c'è un albero motore, un cilindro e pistone in più, sì, camere varie, quindi questa è una parte chiaramente dell'attrezzatura. Sto cercando di cominciare a camminare col carico per capire un po' i dislivelli e anche per capire che spazi ti sono rimasti. Che spazi mi sono rimasti, sì, vabbè, questa è da completare, questa è totalmente vuota, quindi sì. No, perché dovrei portare anche dei ricambi, no? No, ricambi i vestiti. Sì, e lì invece stiamo cercando di diminuirli quelli lì. E questi ganci qua che servono, questi due? Questi qua? Questi sono, qui è destinato sempre attrezzi. Sì. E qua ci andrà la tenda, che è lunga circa quanto è la distanza fra le due borse, e il sacco a pelo. Ah. Quindi che mi farà sia da poggia, quindi è al limite con la sella. E il cuscino dove lo metti? Sempre in mezzo. Sempre in mezzo, tutto in mezzo. Ah. Quindi diciamo questo è il carico finito. E qui sì, ci andrà una borsa da serbatoio. Sì. Quindi la barra è una stata borsa saldata, tua con le tue cose. Sì. Lì sarà di fatto il mio vero bagaglio, è una borsa da serbatoio da moto, questa estendibile. Sì. E quindi questo è il carico che ho cercato di gestire. I freni l'hai provati, funziona perfettamente. Funziona abbastanza bene. Anche perché la velocità. E il variatore parte bene, parte. Sì, sta funzionando bene. La ripresa anche a pieno carico. Sulla ripresa ci devo lavorare. Sulla ripresa. Quindi c'è qualche. Sì, qualcosa da. Qualcosa sì. La velocità finale? La velocità finale 60. Ah, 60. Che però diciamo questo carico non è la velocità crociera. Ma non si può mantenere, no, chiaramente. Ho visto che dopo i 45-50. Che qua andiamo contando i 2, gli 1 km, certo, orario. Certo. Cioè, ho provato a fare una salita molto impegnativa su Monte Pellegrino, 18 km orari, quindi siamo già quasi sfidando la fisica. No, anche perché poi va sotto sforzo e riscalda parecchio. Quindi sì, è chiaro. Ma non credo che ci sono strade che sono tipo Monte Pellegrino. I passi austriaci li ho fatte più volte e le ricordo bene, che insomma le salite sono impegnative. Sì. Quindi sì, anche lì devo gestire anche i rulli, perché il variatore comanda i rulli. Più leggeri sono, più il motore è facile che imballa, più pesanti sono, hai un allungo, certo, e vibrazioni inferiori, però poi nella salita chiaramente è un giusto equilibrio fra tutto. Anche il carburatore per esempio non ha vita dell'aria, non ha registrazione, quindi certo, in base alla temperatura devi andare a cambiare i cicler per ingrassare o smagrire meno, più o meno il motorino. Senti, vabbè, ma ce lo fai sentire in moto? Vediamo innanzitutto sì, come l'accendi, perché ho capito che hai un'accensione un po' strano. Aspetta, voglio vedere pure io cosa fai. Allora, qua abbiamo il rubinettino della benzina, sì, chiuso, aperto riserva. La riserva abbiamo detto che è 08, sì. Ok. Da questo lato abbiamo l'accensione. E il rodaggio, quindi è molto grasso, sì, quindi non dovrei neanche tirare l'aria. Questa accensione non fa altro che i moped, quindi i ciclomotori, accendono in senso orario. Sì. Quindi a differenza delle moto e a differenza degli scooter che sono antiorari. Quindi vado a cercare sempre il punto morto, ricarico. L'alimentazione, essendo ora sotto batteria, non è come il ciclomotore che aumenta e diminuisce in base alla velocità, è fissa. Sì, certo. Cioè, ho sempre sia davanti che dietro la stessa luce. Che però ancora non hai provato e comunque tu non viaggerai di notte. No, però sai, le gallerie ce ne fanno. Sì, le gallerie, sì. Stessa cosa è il clacson. Va bene, allora Mimmo,
Io ti saluto, continua con i tuoi test. Continua la prova. Non ti dimenticare il casco. E praticamente ci vediamo la prossima settimana per i nuovi aggiornamenti. Sì. Speriamo di andare già su Ragusa, che è una diciamo, delle prove definitive. Va bene. Allora, la prossima settimana. E poi cominciamo con l'itinerario. Eh sì. Ciao Mimmo. Ciao, ciao.